Ah sì, probabilmente qualcuno di voi si starà chiedendo perché sono vestito in questo modo. C'è un motivo per il quale non mi sono messo quest'oggi questa maglietta che eravate abituati ad avere negli scorsi episodi. Perché, diciamo, è arrivata una cosa, è arrivato un oggetto. È arrivata lei, signori. È arrivata lei, come avete visto da Instagram, la maglietta di quest'anno personalizzata. Con chiaramente il simbolo della Champions League, qui Respect che è veramente epico. Spero non mi mettano il copyright per questa roba. Comunque, chiaramente adesso l'andrò a indossare perché questa sarà la maglietta che ci accompagnerà all'interno di ogni episodio. A tra poco. E quindi signori, eccoci qui, giunti con questa maglietta, mi sento troppo importante e chiaramente accompagnata da una bianca sotto perché fa un freddo della Madonna. Ma comunque, sistemiamo le luci e cominciamo a parlare di questo episodio. Allora, oggi cominceremo il mercato di gennaio e ci muoveremo in maniera non importantissima, nel senso che sì, metteremo a segno dei colpi, però al contempo sarete voi nei commenti a dovermi consigliare tanti colpi pesanti, importanti. Un'idea già ce l'ho, qualche idea adesso mi verrà in mente. Intanto mi avete consigliato Embolo o Embolo, non so come si pronunci, che è una prima punta, un attaccante che potrebbe fare al caso nostro, soprattutto per il futuro, visto che potremo prenderlo adesso perché è promettente, perché sappiamo come funziona con i giovani. Visto che ero stato leggermente rimproverato però da voi nel mercato estivo per le mie scelte di prendere i giovani, mi avevate detto che se prendevo giovani poi dovevo puntarci e voi pensavate che non ci avrei puntato. Come vedete, io ragazzi sono in grado di fare un mix di giocatori esperti, giocatori pronti e giovani. Questo l'avevo fatto su FIFA 14, magari quelli che mi seguono da meno tempo non lo sanno, e anche lo stesso Menzo, per esempio, si era sorpreso di questo mio mercato estivo. E invece almeno penso di aver dimostrato di aver fatto ruotare praticamente tutti dall'inizio del campionato. Penso l'unico che non abbia giocato è Lobont. Quindi chiaramente ci sarà tempo, ci saranno quei giocatori che abbiamo preso ma che non ci soddisferanno e che magari andranno via, quei giocatori che invece ci soddisferanno anche quelli che già avevamo in casa e resteranno. Gettiamoci sul mercato, il primo giocatore che volevo andare a cercare è Benassi del Torino. È un giocatore che comunque abbiamo analizzato nel passato recente, dai, perché comunque abbiamo giocato a Torino una partita difficile e lui è quello che ci ha messo più in difficoltà, l'ho anche detto in telecronaca. Quindi andiamo a chiedere informazioni su Marco Benassi e magari seguiamolo anche perché qui non ci dice neanche quanto è il suo valore. Embolo invece è un giocatore che non so se abbiano preso in tanti, ma comunque voi mi avete detto di prenderlo in tantissimi, quindi chiaramente non esito a questo, ecco perché sapete meglio di me che nelle carriere poi c'è sempre chi prende un giocatore, allora i vari casini, ma tu copi tizio, eccetera. E io invece vorrei fare un mercato a parte, come penso un po' tutti vogliono fare un mercato non copiato da un altro youtuber. Se voi mi chiedete di prenderlo a tutti i costi, io lo prendo, non ho problemi, anche perché dovrebbe essere promettente. È una bestia, cioè lo vediamo proprio da qui, è veramente una bestia. E anche per lui chiediamo informazioni e seguiamolo soprattutto. Perché magari poi è una pippa, è uno scatolone gigante che in realtà non sa controllare un pallone. Allora, giocheremo tra l'altro in questo episodio, giocheremo due partite che saranno quella contro il Chievo e quella contro il Milan. La richiesta per è la Madonna, ma siete sicuri? 18 anni, 15 milioni, parliamone. Parliamone un attimino, dai, su. Partiamo da... Intanto no, partiamo da niente perché voglio vedere un attimino quali sono le sue caratteristiche. A questo punto penso siano pazzesche, perché se costa così tanto, un motivo ci dovrà essere. Informazioni del calciomercato. Ah, Lobont, ricordiamoci anche di fare, ecco, il mercato in uscita, che è fondamentale. Non ce ne sono tutti i giocatori, fortunatamente, che ci servono. E questo è un discorso che avevamo già analizzato effettivamente quest'estate. Quindi è chiaro che ci ritroviamo a gennaio con la rosa un po' fatta. Allora, adesso vediamo un po', ragazzi. Io non vorrei andare a bruciare delle trattative, per cui sono indeciso se fare tanto mercato in questo episodio. Non penso di farlo. Diciamo che per ora vediamo un attimino il calendario come è strutturato. Ah, chiaramente non giocheremo col Milan, mi sono sbagliato prima perché il Milan è a fine mese ormai. Quindi giocheremo con Chievo e Palermo.
arriveremo al 14 gennaio e a questo punto voi continuate a consigliarmi tantissimi giocatori. Magari in questo episodio, ecco, possiamo prendere Benassi se ci riusciamo. E ora vediamo un attimino, dai. Poi chiaramente anche a me, andando avanti con le partite e comunque con il calendario, mi verranno in mente altre trattative possibili e plausibili, come sempre tra l'altro. Sono contento di vedere i giocatori che crescono, giocatori importanti, nuovi arrivati tra l'altro. Noi adesso, parlando un po' del campionato, dobbiamo riprendere quei 2 punti sulla Juventus che abbiamo perso pareggiando a Napoli. Comunque, allora vediamo un po' qui, vabbè, giocatori in Francia. Ah, dobbiamo andare a vedere un po' di quei giocatori. Comunque, Benassi partono da molto meno e ci sta. Benassi comunque è un giocatore che già conosco meglio, quindi posso fidarmi di quello che mi dicono loro. Io provo comunque a offrire 4 milioni e mezzo e magari accettano lo stesso. E se prendiamo Benassi è un giocatore che prendiamo un po' alla Jorginho di Via 14, per farvi capire. Quindi un giocatore che può aiutare il centrocampo, può aiutare la squadra e comunque togliamo di fatto un giocatore importante a una squadra rivale del nostro campionato. Stavo guardando un po' di giocatori, ragazzi, però il discorso sapete qual è? Noi siamo messi abbastanza bene, cioè non ci sono buchi da tappare. Magari possiamo rinforzare qualcosa o possiamo prendere, come stiamo facendo adesso trattando Benassi, i giocatori che rinforzano la rosa, che scusate, danno una mano ai giocatori che già ci sono e comunque sì, di fatto rinforzano anche la rosa. Però non mi sento nella situazione di dover rinforzare particolarmente qualcosa, quindi è per questo che chiedo consiglio a voi. Qui abbiamo Herrera che, ragazzi, sale tantissimo. Herrera sarebbe un grandissimo colpo a centrocampo. Adesso non so, io comunque chiedo informazioni per vedere da quanto partono. È un giocatore che mi piace tantissimo perché l'ho potuto vedere all'opera anche su FIFA 15. Quest'anno purtroppo no. Qui abbiamo un giocatore che è molto promettente, anche se il Manchester non l'ha considerato un giocatore promettente, ma un fuoriclasse per quanto l'ha pagato. E poi boh, ragazzi, sinceramente, visto che la carriera la sto condividendo con voi, io potrei decidere di fare qualsiasi cosa. Però cosa vi chiedo di fare? Di dirmi che mercato volete che faccia. Cioè io in questo momento, no, come vi stavo dicendo, la rosa al completo ce l'abbiamo, numericamente, anche qualitativamente secondo me. Però è chiaro che a gennaio dei giocatori vanno presi per rinforzare i ruoli, per dare comunque una mano anche dal punto di vista del turnover, visto che giocheremo l'Europa League, che è una competizione che rispetto alla Champions, almeno dal punto di vista delle partite giocate, ci farà sacrificare molto di più. E quindi ditemi voi nei commenti, signori, che mercato volete che faccia, quindi che giocatori fondamentalmente. È chiaro, se mi dite prendi un giovane vuol dire che pensiamo già alla prossima stagione e che pensiamo di avere una squadra comunque all'altezza. Se prendiamo un giocatore più importante o più affermato vuol dire comunque vogliamo dare un po' di equilibrio e un po' di aiuto alla rosa, alla formazione, insomma. Spero di essermi fatto capire nel ragionamento. Qui ci sono giocatori molto interessanti, quindi anche tra questi, ecco, potete darmi qualche consiglio. Comunque, se non è tra quelli che avete visto, scrivetemi, giocatori che conoscete, ma che magari conosco anch'io, nei commenti. Noi continuiamo ad avanzare con il calendario perché a questo punto sarebbe inutile poi andare a fare un mercato che non mi troverà d'accordo con voi. La Norvegia magari la andiamo anche a rifiutare, che dite? Ne abbiamo diverse a rifiutare, la Finlandia, la Svizzera, perché era Svizzera quella, vero? Il Cile, bene. Allora, non ci arriviamo più a questo 5 gennaio, magari questa volta ce la possiamo anche fare, no, bene. Ah, la sua richiesta per Herrera è 36 milioni, questo diciamo che appartiene non ai giocatori giovani ma ai giocatori un po' più affermati, dai. Allora, comunque, a questo punto direi di andare a giocare contro il Chievo, ragazzi, e sono curioso un attimino di vedere se arrivano, ecco, appunto, offerte. Allora, intanto Lobont, il Carpi, ma va benissimo, ragazzi, sapete? Glielo regaliamo al Carpi, anche se ci hanno offerto la metà del prezzo effettivo di Lobont, ma va bene lo stesso. Benassi, insistono per quella cifra, io gli do un milioncino in più e la buttiamo lì, vediamo un po' se riusciamo a risparmiare qualche milioncino, qualche soldino. Archiviati per un attimo i dubbi di mercato, via al 2016, si torna a giocare e qui in campo i giallorossi sanno bene cosa fare. Allora, calcio di punizione a favore dei gialloblu con Meggiorini. Un po' più che allarga dalle parti di Birsa, si accentra, poi cambia gioco, gran palla per Paloschi e grandissima risposta di Szczęsny. Al volo Paloschi con il mancino, prima occasione della partita a favore del Chievo. È partito Paloschi, attenzione, corsia di sinistra, lo rincorre Castagne, cross in mezzo, pericoloso! E ancora la risposta di Szczęsny, stavolta su Meggiorini, Roma che si salva ancora.
Gnocchio al tocco verticale per Meggiorini. Gran partita adesso al Bentegodi. Meggiorini cerca il cross, mano Laspo e Digne. E poi Birsa, insiste il Chievo. Birsa è passato, Meggiorini la deve mettere dentro. Fortunatamente non arriva a stoppare e quindi sarà rimessa dal fondo. Un po' di affanno in questi primi 20 di partita per la Roma. Chievo che recupera. Nainggolan poi porta via il pallone un po', evita anche la scivolata. È partito Nainggolan che va in serpentina. C'è largo Salah che sta volando. Gran palla quella del Belga. Roma che riparte alla grande. Salah in rigore. Può calciare Salah. E trova l'incrocio dei pali. Poi Dzeko prova a rimetterla dentro. Chievo che recupera. Che occasione per la Roma. Che incrocio colpito dall'egiziano. In favore dei giallorossi. Poi rivedremo dal replay. Ora Dzeko insiste alla Roma con Pjanic che vuole calciare. Col destro! E questa volta, nonostante il palo, la palla entra lo stesso. 37 al Bentegodi. Chievo 0, Roma 1. Il gol è di Miralem Pjanic. 30 secondi fa c'era stato l'incrocio dei pali di Salah. Qui Pjanic ha centrato il palo. Per un attimo ho pensato che la palla non entrasse neanche stavolta. Palo interno. E guardate la palla come danza sulla linea. Per poi finire alle spalle di Bizzarri. È passata la Roma al 37esimo. Questo è un vantaggio molto importante della Roma, quella di segnare molto. Ed era paradossale non segnare nelle ultime partite. Ora i Turbe. Roma che in un buon momento. I Turbe si accentra. Va da solo. Può andare da solo. Salta la scivolata. Poi serve Nainggolan che può calciare. Lo fa, ma in bocca a Bizzarri che può stoppare il pallone in due tempi. L'apertura dalle parti di Peparim e Temaier. Per un attimo fuori dai pali Szczęsny. Saltato Florenzi. Occhio a Temaier. Nella di rigore. Temaier fino in fondo. Szczęsny con una grandissima parata. Che probabilmente è andata anche contro le leggi della fisica. Non riesce comunque ad evitare il calcio d'angolo. Vediamo qui il replay. Vediamo 32 tocchi. E qui le leggi della fisica scompaiono. Ma comunque calcio d'angolo per il Chievo. Palla dentro, rovesciata, tentata, poi Edemai, ancora Szczęsny. Ancora una gran parata del portiere polacco. Ha risposto presente ancora una volta Szczęsny. Allora Chievo che si scopre, Nainggolan manda i Turbe. Vediamo un po' se qui si crea qualcosa di buono. I Turbe rientra, grande giocata. Poi fuori per Nainggolan che prova a giro, c'è una deviazione. Salah non ci arriva, sarà calcio d'angolo per la Roma. Partita accesissima al Bentegodi in questo secondo tempo, ma in generale dall'inizio. E allora Florenzi dentro l'area a cercare Manolas. C'è una deviazione e sarà ancora rimessa per la Roma in zona d'attacco. Riesce a capire bene il tempo. Rimessa è anche della Roma, è fortunato nel rimpallo il francese. Eccolo ancora Digne. Questa volta dorme e allora Pellissier gli porta via il pallone. In rigore Pellissier è passato, Pellissier finisce per terra. Non c'è nulla, non c'è nulla. Che paura qui ragazzi, vedete da non chiudere le partite. Poi lancio verso Dzeko, ha chiuso Dainelli. Attenzione a questo finale che sarà veramente molto molto difficile qui al Bentegodi, perché il Chievo vuole chiaramente pareggiare la partita. Ci prova ancora con Pellissier. Izco, De Rossi ha chiuso, però bisogna andare sull'esterno. De Rossi ci prova, dovrebbe allontanare, lo fa. Tre fischi. La Roma batte il Chievo 1-0, ma con quanta fatica ragazzi. Loro hanno avuto le occasioni anche sul punteggio di parità a inizio partita, ma noi le abbiamo avute quando eravamo già in vantaggio. Dovevamo chiudere la partita per non soffrire così tanto. Siamo riusciti comunque a strappare 3 punti su un campo tosto. Così come abbiamo faticato alla prima di campionato contro l'Hellas, anche lì era finita 1-0, il gol era arrivato allo scadere. È una Roma che continua dunque a vincere, secondo 1-0 di fila dopo quello al Genoa nell'ultima gara del 2015. È anche vero che qui abbiamo giocato nettamente meglio. La prossima partita sarà contro il Palermo in Coppa Italia, ci sarà chiaramente un po' di turnover, ma non troppo. Florenzi intanto vorrebbe un ritocco di stipendio, adesso ci pensiamo e andiamo anche a fare gli allenamenti. Questa dunque è l'offerta di contratto per Florenzi, mi sembra molto migliore rispetto a quella che aveva attualmente, quindi un anno in più di contratto, 100.000 euro a settimana rispetto ai 90 che chiedeva lui, ma soprattutto ai 60 che prendeva adesso. Piccolo bonus, verrete inviolata del 5%, giocatore importante, prima squadra, per adesso faceva giocatore per il turnover, non so in quale universo parallelo, ma comunque. Poi magari penseremo anche agli altri contratti. Per adesso ce l'ha chiesto Florenzi e noi abbiamo pensato giustamente a lui. Cosa fare prima di giocare contro il Palermo? Allora, io ho fatto intanto qualche altro allenamento per far salire qualche altro giocatore. Per esempio Strootman e Uchan su tutti, perché sono lì per aumentare di overall, ma ancora non sono aumentati. Quindi andrei anche su trattative di mercato per vedere un po' come siamo messi, visto che ho l'Alzheimer, ragazzi, sapete, ne stavamo parlando anche l'altro giorno, no? Allora, qui club, ah no, club valuta offerta, quindi questa è appunto quella di 5 milioni e mezzo che il Torino deve accettare o declinare. Poi vediamo, voi come vi dicevo prima, ditemi nei commenti i giocatori da prendere e che mercato fare, soprattutto se puntare su giovani o se puntare su giocatori più esperti, ma sono sicuro che non mi deluderete. Il Torino per l'appunto accetta e quindi
potremmo già mettere in cassaforte un acquisto molto importante, non credo prima della sfida contro il Palermo, ma chissà. Comunque no, forse lo prendiamo Benassi, eh. Intanto Florenzi accetta, vediamo un po', giocatore venduto, e offerta accettata di Benassi, quindi riusciamo anche a prenderlo prima del Palermo. Ottimo, allora, Florenzi accetta e quindi almeno qui abbiamo chiarito. Lobont è passato al Carpi, va bene. Giocatore rientro dal prestito, Dumbia. Allora, Dumbia che è tornato perché giustamente era in prestito breve, possiamo metterlo in vendita. E questo era il mio programmino anche per aumentare un po' di budget a gennaio. Quindi vediamo un po' se ci riusciamo. Apprestiamoci a giocare contro il Palermo. Non so se qui Benassi troverà già spazio, magari nel secondo tempo. Comunque l'offerta per William Benkerr, neanche la guardiamo. Togliamolo dal mercato, almeno per questa sessione di mercato, ragazzi. Mi sembra un po' eccessivo pensare anche a offerte per il francese. Ah, qui possiamo fare gli allenamenti, giusto. Vabbè, io ricarico quella precedente, visto che voglio assolutamente che Strootman e Ucan salgano. Quello che sale di più comunque è sempre Rudiger, ragazzi. Rudiger ha una crescita pazzesca. Comunque, ultimo giorno prima della Coppa Italia, sarà il nostro esordio in Coppa Italia, Roma-Palermo. Abbiamo già affrontato questa squadra in campionato, finì 1-0 grazie al gol di Pjanic. Miralem che comunque ha sempre deciso se le sfide o comunque quando ha segnato lui abbiamo segnato un gol solo mi pare, poi potrei sbagliarmi però a Bologna ne abbiamo segnato uno, adesso a Verona ne abbiamo segnato uno e in quel caso contro il Palermo anche. Comunque allora Embolo, abbiamo il rapporto definitivo, vabbè questo cresce veramente tanto, però io penso che 15 milioni siano ancora tanti per questo giocatore che ha 18 anni soprattutto, quindi dovete convincermi voi a spendere tutto questo budget per un 18enne. Comunque, allora, 13 gennaio 2016, siamo pronti ad andare a giocare Roma-Palermo, ottavi di Coppa Italia. Chiaramente il turnover ci sarà, anzi ve lo faccio vedere subito. De Santis che torna tra i pali, resta comunque il rombo, quindi Torosidis, Castan, Rudiger e Wallace a formare i quattro di difesa. Centrocampo con Wenger, Pjanic e Thiam, rombo che si conclude appunto con Martin Odegaard, proprio il posto del capitano che comunque vediamo in grafica. Davanti la coppia Fekir e Salah, coppia che personalmente non mi ha mai fatto impazzire però. Sono sicuro che mancava solamente intesa quando non sono andati bene quei giocatori, mentre potranno sicuramente migliorare. In panchina spicca sicuramente Benassi, che avrà la possibilità assolutamente di entrare a partita in corso e quindi vediamo se la partita si metterà bene. Non l'ho voluto rischiare all'inizio, anche perché ci sono giocatori come Thiam e Wenger che non giocano da un po' di tempo, in particolare il primo. Inoltre ho preferito non rischiarmela tantissimo, nel senso che ho convocato giocatori pronti anche come Strootman, Iturbe e Dzeko, se la partita si dovesse mettere male, ma comunque speriamo di no. Vado a vedere un attimino se gioca qualcun altro su tutte, direi Lazio e Juventus e quindi andiamo a giocare Roma-Palermo. È tutto pronto, manca solamente l'ok del direttore di gara per dare inizio all'avventura della Roma in Coppa Italia. Si parte contro il Palermo allo Stadio Olimpico. Attenzione intanto al cross dentro e c'è il miracolo di De Santis, poi la palla resta lì. Attenzione alla mischia, Quaison, ancora De Santis con un grandissimo riflesso. Resiste ancora Morganella, fortunato anche perché si sono ostacolati i due avversari. Poi Girardino dentro e alla fine il Palermo segna con Quaison. Roma che però ha dormito in questa circostanza. È successo quello che non volevo che accadesse, prendere il gol nel primo quarto d'ora. Il tocco era un po' fine a se stesso. Ora Lazar cerca dentro un compagno, non ci credo. Prendeva un gol del genere, non ci credevo mai. Traversa clamorosa di Vasquez, ma Roma sta ufficialmente dormendo. Che poi la gioca su Morganella. Loro comunque la vita se la possono complicare con il possesso palla. E quindi noi dobbiamo chiaramente pressare molto, perché poi potrebbero sbagliare come stanno facendo. Infatti Sorrentino allontana in fallo laterale. 5 alla pausa. Intanto viene ammonito, non so. Ah sì, per il fallo in precedenza Iliamark su Odegaard. Roma che vuole chiudere in possesso palla e soprattutto con un pareggio. Questo primo tempo di Garda qui finisce giù. Il vantaggio non c'è, c'è direttamente calcio di punizione. Grande Martin qui. E allora Pjanic, 22 dalla porta di Sorrentino. Miralem lo deve trasformare questo. Va Pjanic! Sopra la traversa, non di molto. Finisce il primo tempo. Roma sotto, ma alla ricerca del gol del pari. E purtroppo è successo quello che non doveva succedere. Siamo andati sotto contro una squadra che poi ovviamente si è chiusa. Adesso proviamo a fare due cambi. Proviamo a mettere dentro Benassi.
Benassi io lo metterei al posto di Thiam, che purtroppo non mi è piaciuto, sottolineo il purtroppo. E poi Czerny dentro per Fekir. Ora Wallace per Benassi, grandissima giocata di Benassi che va via. È partito Benassi. Movimento di Pjanic in avanti, è andato da solo l'ex Torino che poi calcia in porta. Mamma mia, veniva a giro olimpico. Cost to cost di Benassi, che va anche vicino al gol del pareggio. Comunque Roma più aggressiva, Roma che mi piace di più in questo secondo tempo, solo che c'è un piccolo particolare, ovvero quello del gol che ancora non arriva. È pronto Iturbe al posto di Salah, eh. Pronto Iturbe perché qui ragazzi bisogna cambiare proprio registro lì davanti. Ora Sorrentino si alza addirittura il pallone, sbaglia tutto, Benassi sui regali di Sorrentino, Benassi dentro per Odegaard che dovrebbe calciare in porta e Sorrentino si oppone. Se c'è un limite di Sorrentino sono i piedi, ma se c'è un pregio di Sorrentino sono sicuramente le mani, ragazzi, perché i miracoli li abbiamo visti nella sua carriera. Una cross per Salah, che è rimasto ancora dentro, poi entra Iturbe al suo posto dopo l'angolo. Roma che insiste con Pjanic, che la rimette verso Torosidis, che è volato 2 metri, solo che Sorrentino ha anche le mani. Cerca un pallone per Benassi, che riesce a girarla. Benassi 10 e lode per ora. Ora Odegaard prende il tempo, Odegaard è partito, serve Iturbe. Mi sembrava troppo clamoroso se fosse Czerny. Czerny però di qua, Czerny con la punta! Vaclav Czerny, il pareggio della Roma a un quarto d'ora dal 90esimo. Eccolo qui, il gol che mancava del numero 13. 1-1 all'Olimpico, azione spettacolare che ha visto praticamente protagonisti tutti quanti, tutti gli 11, e poi spaccata, la mette dentro l'uomo meno atteso, l'uomo che non ti aspetti, per un pareggio molto importante, ragazzi. Ancora, anzi è Wenger questa volta, poi Turbe la gira per Pjanic, attenzione che Mirallem non ci può arrivare, rimpallo che lo favorisce, Pjanic in aria deve calciare in porta, non ci credo! Mirallem Pjanic, 2-1, remontata della Roma nel giro di 120 secondi, 2 minuti fa eravamo sotto, 2 minuti dopo è 2-1. Sta succedendo l'incredibile tra il 74esimo e il 76esimo, adesso siamo anche in vantaggio, mamma mia! Per un attimo ho temuto di non passarlo neanche sto turno. E adesso attenzione perché la Roma può essere straripante, perché siamo in vantaggio. E adesso partiamo anche in contropiede. Continua ad attaccare la formazione giallorossa. Si trova neanche Benassi che va a ricevere. C'è cioè anche dentro di Turbe. Benassi cerca il dribbling. Questa volta non riesce a passare. Il pallone poi viene allontanato. Palermo che vuole con le ultime forze trovare il gol del pareggio. Ancora Djurevic. Poi Ayalo. La mette arretrata Castan. Pjanic la tiene. E arriva l'urlo dell'Olimpico, ragazzi. Dopo un sospiro di sollievo per me, la Roma passa il turno. Ma con quanto rischio, con quanta paura. Alla fine, in 2 minuti, si è dimostrato che eravamo i più forti. Ma questo lo sapevamo già la vigilia. È chiaro che in 2 minuti abbiamo dimostrato di saperle rimontare queste partite. Era tutt'altro che semplice, perché loro erano chiusissimi e abbiamo trovato lo stesso 2 gol da situazioni paradossali entrambe, perché in contropiede. Comunque, allora, se il quadro non cambia, ma la vedo dura perché conosco questo gioco, dovremo affrontare la Juventus. Comunque, in campionato noi abbiamo una partita in meno sulla Juve. Da quando? Buono, comunque, perché recuperando questa partita andremo noi in testa. E potrebbe essere quella proprio contro il Verona. Ah, no, è quella contro il Milan. È quella contro il Milan che sarà l'ultima del girone d'andata. Comunque, vediamo un po'. Di novità, ci trovano altri giocatori in Italia, premio torneo, 100.000, poi partita spostata, riabbasso un attimo il tono della voce ragazzi perché stavo un attimino urlando. Allora, il Milan ce lo anticipano, perché sicuramente dovremo giocare i quarti di Coppa Italia. Partita spostata, Juventus-Roma, anticipata anche questa. Ah no, no, questa è posticipata quasi di un mese. Vediamo un attimo. Andiamo a vedere il calendario perché ci hanno spostato tantissime cose. Allora, giocheremo con la Samp, perfetto. 20 incontri, assolutamente sì. Roma-Sampdoria all'Olimpico, altra gara in casa ed è molto importante. Tra l'altro, molto importante perché avremo adesso la partita contro il Verona in casa, quindi possiamo fare un po' di turnover per prepararci a quella contro il Milan. Lì sicuramente un po' di forze se ne andranno, poi avremo anche quella contro la Samp, quindi 3 partite di fila, anzi 4, comprendendo anche quella contro il Palermo. Sono 4 di fila in casa e questo è sicuramente un nostro vantaggio. Giocheremo in trasferta, anzi no, sempre in casa, scherzavo, 5 in casa per la Roma contro il Frosinone, e qui il turnover dovrà abbondare, ma i 3 punti dovranno arrivare, ho fatto anche la rima. Ci sarà poi la sfida in trasferta contro il Sassuolo. Allora, perché ci hanno spostato la Juventus? Vediamo un po', cerchiamo di capire. Sicuramente per non farci giocare
5 partite, anzi, sì, 5 partite in 15 giorni. E sarebbero state comunque 5 partite tostissime perché giocavi contro Milan, Juventus e Samp di fila, contro la Samp tra l'altro una gara secca. E quindi allora, vediamo un po' il calendario come cambia. La AZ rimane sempre là, sempre tra Carpi e Sassuolo, sì, tra Carpi e Palermo. E quindi va bene, dai, questo non cambia molto. Inoltre giocheremo contro la Juventus, quindi un motivo in più per fare turnover contro il Carpi. Per ora è questo, sappiamo il nostro calendario fino a fine febbraio e devo dire che è un calendario, per carità, non impossibile, ma è un calendario che non scherza, ragazzi. Quindi io direi di avanzare fino alla sfida contro il Verona, poi ci saluteremo perché altrimenti più che altro perderemo giorni di mercato. Intanto arriva un'offerta dal Swansea. Ragazzi, una piccola controfferta non è per fare lo stronzo, però cioè, capite che almeno quello che vale Dumbia vorrei, quindi 16 milioni, se proprio non ci arrivano glielo do lo stesso, tanto 12 milioni e mezzo non sono pochi. Però comunque vediamo un po' se si possono sistemare un po' le cose. Siamo arrivati al termine di questo episodio. Io vi ricordo, come vi ho detto in più circostanze, di scrivermi qui sotto nei commenti, signori, un giocatore da prendere e soprattutto il tipo di mercato che volete che faccia, quindi se è un mercato di giovani o un mercato di giocatori più esperti, giocatori pronti o di fuori classe addirittura. Il budget eventualmente ci sarebbe anche, quindi commentate qui sotto e poi tireremo le somme. Ci vediamo nel prossimo episodio, questo lo vedrete sicuramente di sabato, quindi ci vedremo inizio settimana prossima. Io vi mando un bacione. Ciao a tutti. Totti e Dzeko davanti, Digne alza la testa, poi si accentra molto bene, sta partendo anche Salah, gran palla per Salah che mette giù, calcia in porta!